Miei Padawan, bentornati. Il video odierno è stato gentilmente sponsorizzato da Alberto Piancastelli, quindi se in precedenza abbiamo analizzato le guerre mandaloriane all'interno del canon attuale, oggi vedremo al contrario le informazioni Legends e quelle appartenenti all'universo espanso. Ricordo a tutti che i video su commissione sono un extra dedicato ai donatori, che in alcun modo vanno a limitare o a modificare l'esperienza di tutti quanti gli altri. Se volete, in descrizione trovate tutti i link utili per le donazioni e le conseguenti ricompense. Ringraziamo di nuovo Alberto per il suo enorme supporto, ma soprattutto sono io a doverlo ringraziare di cuore per il sostegno e per la grande opportunità che mi sta donando. Grazie ancora Alberto, io ti invio un forte abbraccio virtuale, ti ringrazio ancora davvero di cuore e auguro a tutti una piacevole visione. Nel 3978 BBY, quindi circa 4000 anni prima del quarto episodio, Mandalore venne avvicinato da un emissario di un potente signore dei Sith, appartenente a un impero segreto fondato nelle regioni ignote a seguito della Grande Guerra Iperspaziale. Lo scopo del nuovo regime era di usare i Mandaloriani come arma contro la Repubblica, quindi soggiogandoli, raccontando di una visione, secondo cui il popolo di Mandalore avrebbe sfilato vittorioso nelle strade di Coruscant. Mandalore, convinto da questa visione, cominciò ad impostare una società bellica in preparazione ai futuri scontri. Fu in tale periodo che nacque il movimento Nuovi Crociati, un culto estremista con l'obiettivo di ristabilire le tradizioni belliche, trasformando rapidamente i Mandaloriani in una forza organizzata e disciplinata. In sostegno all'esercito, nel frattempo, i cantieri navali produssero nuovi veicoli, mentre le compagnie di armi diedero vita ai nuovi equipaggiamenti, molti dei quali visti nel precedente video. Ma quando è che scoppiò il conflitto? Circa 2 anni dopo l'incontro con l'emissario Sith, quindi nel 3976 BBY, le forze mandaloriane organizzarono le prime incursioni nell'orlo esterno. Inizialmente non erano troppo preparati, non erano organizzati al meglio, infatti nella battaglia di Altir trovarono inizialmente una resistenza maggiore rispetto a quella prevista, ma nei 3 anni seguenti seppero migliorarsi dando vita alla macchina bellica mandaloriana. Nel 3973, con la battaglia di Qatar condotta da Cassus Fett, i Mandaloriani massacrarono oltre il 90% dell'indifesa popolazione dei Katari. La Repubblica, quindi venuta a conoscenza del genocidio, optò per una posizione di supporto, inviando rinforzi nei pianeti lungo la rotta commerciale di Mandalore. Nonostante ciò, ogni notizia riguardo il conflitto venne celata alla popolazione, allo scopo di prevenire disordini e panico. Negli 8 anni che seguirono, la Repubblica limitò il suo intervento ad una sola manovra difensiva, volta a impedire l'invasione dei territori ad essa appartenenti. Tuttavia tale strategia fu inutile, anzi permise ai Mandaloriani di espandersi al contrario verso Oriente, conquistando interi sistemi che presto si sarebbero uniti alle sue fila. Nel 3966, Mandalore aveva finalmente raggiunto anche lo spazio degli Yat, divenendo una pericolosa potenza militare e cominciando quindi a testare le difese repubblicane. La guerra era ora imminente e la Repubblica stabilì una nuova linea difensiva schierata attorno a Taris e collegata a Jebol, Vanquo e Tarnit, 3 dei pianeti nel mirino di Mandalore. La nuova strategia risultò inizialmente vincente e negli 8 mesi seguenti le vittorie mandaloriane si arrestarono improvvisamente. Tuttavia, la situazione sfociò in diverse battaglie inconcludenti, in cui nessuna delle due fazioni riusciva più di tanto ad aggiudicarsi un vantaggio. In tale situazione di stallo, un giovane Jedi, intelligente e carismatico, iniziò a smuovere l'ordine Jedi poiché partecipasse al conflitto. La sua idea era quella di riconquistare i territori persi, liberandoli dal dominio mandaloriano. Eppure, l'Alto Consiglio rispose sempre con sospetto e ostilità, fronteggiando ogni movimento Jedi dalla parvenza interventista. La decisione ferrea e conservativa dell'ordine
ebbe tuttavia la reazione contraria, la reazione opposta, e nel 3964 un gruppo di Jedi, favorevoli all'intervento e agli ordini di Revan, fondarono il movimento revansista. Nonostante il divieto dell'Alto Consiglio, questo gruppo si recò sul fronte di guerra, fornendo aiuto alla Repubblica ancora in posizione difensiva. In questo periodo i Jedi erano talmente annebbiati, talmente impostati su idee erronee, che rischiarono una vera e propria autodistruzione, poiché oltre ai revansisti, nell'ombra nacque una seconda fazione, la Convenzione Jedi, istruita ad impedire il ritorno dei Sith. Sutaris, una fetta di questa congrega, per impedire che alcuni Padawan potessero essere corrotti dal lato oscuro, li massacrarono, li uccisero. Avevano paura che questi diventassero dei Sith, dei Jedi oscuri, quindi li hanno ammazzati e poi hanno accusato il solo sopravvissuto degli omicidi commessi. Non è una cosa molto da Jedi, e tale azione distabilizzò infatti l'idea che i Tarisiani avevano sia dei Jedi che della Repubblica, trascinando il pianeta Taris nel caos e dando l'opportunità ai Mandaloriani di organizzare una rapida offensiva. Nel 3963 Mandalore invase il pianeta Vanquo, spezzando la linea difensiva repubblicana e conquistando rapidamente anche Onderon, Serroco, su cui operarono un vero e proprio bombardamento inumano, Duro, Eres III, a cui diedero fuoco, e infine Taris. In risposta all'invasione, il Senato Galattico diede l'ordine della mobilitazione generale. Ma oramai era troppo tardi, e ovunque nella galassia le truppe repubblicane stavano battendo in ritirata. Mandalore, a questo punto, pareva inarrestabile. Attraverso la conquista di Taris, attraverso l'assedio compiuto, avevano aperto dei corridoi attraverso cui attaccare la Repubblica. I Mandaloriani si erano ora espansi verso ovest, lungo l'orlo esterno, attaccando i territori settentrionali della Repubblica, e nel frattempo avevano perfino collaudato l'invasione di Ridonia e delle colonie Zabrak. La Repubblica era ad un passo dal crollo, ad un passo dal collasso, quindi aveva chiesto l'intervento dei Jedi. Ma questo gli era stato negato dall'Alto Consiglio. L'Ordine Jedi infatti aveva subito enormi ferite dalla Grande Guerra contro i Sith, avvenuta circa 30 anni prima, e non credeva di poter sopportare un secondo conflitto. La versione ufficiale era quindi quella che desideravano valutare con certezza l'entità del pericolo che Mandalore rappresentava. La scelta dell'Alto Consiglio condusse tuttavia ad un'ulteriore divisione interna. Sempre più Jedi, contrari alla posizione di inattività nel conflitto, parteciparono al movimento revansista. Il Jedi Revan, insieme a diversi seguaci, tra cui l'amico Alec, era partito per il fronte contro il volere dell'Ordine Jedi, e qui inizialmente si era limitato a supportare la Repubblica, aiutandola nella linea difensiva, quindi indagando sui metodi usati dai Mandaloriani durante la guerra. Per quanto alcune scoperte fossero allarmanti, con interi pianeti arsi e milioni di vite estinte, quando Revan fece rapporto al Consiglio, questi dichiarò di nuovo di non voler intervenire. Il Jedi si ritrovò quindi sul fronte con un manipolo di seguaci, continuando a premere per l'intervento dell'Ordine Jedi. I revansisti diedero vita ad una vera e autentica campagna che, con l'aumentare del pericolo mandaloriano, crebbe in popolarità. Ad un certo punto, Revan era tanto famoso che nella Repubblica gli era stato dato il celebre soprannome Revansista, il crociato salvatore, ingiustamente ignorato dall'Alto Consiglio. Revan e i suoi uomini continuarono ad indagare nei territori conquistati, finché non vennero a conoscenza del triste epilogo di Katar. Sul pianeta, tra i primi attaccati, il gruppo condivise una visione del genocidio dei Katari.
L'esperienza fu tanto forte e traumatica che Revan, grazie al suo potere empatico, percepì perfino la morte di milioni di persone bombardate durante la battaglia di Serroco. Provò così tanto dolore in una sola volta che la sola frase che uscì dalle sue labbra fu lo sento. I felt a great disturbance in the force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. Quando si riprese, nulla poté fungere da freno per i suoi ideali. Forte della fama che ormai lo precedeva e di un gruppo sempre più numeroso di seguaci, i Revansisti lanciarono una crociata Jedi nei pianeti invasi. Era il 3963 e l'entrata in guerra di Revan avrebbe presto segnato una svolta nel conflitto. Il crociato aveva intuito la debolezza nella strategia mandaloriana e nel frattempo aveva giocato di sorpresa e astuzia. In testa all'esercito repubblicano, nel ruolo di comandante supremo, aveva ingaggiato civili, ignorato richieste d'aiuto e sacrificato interi pianeti considerati strategicamente non importanti. Il suo obiettivo era infatti quello di fortificare la linea d'attacco, lasciando indifesi i pianeti poco utili ai suoi scopi, quindi lasciando indifesi i pianeti più esterni o più arretrati. Revan in questo modo avrebbe invaso, pianeta dopo pianeta, il territorio mandaloriano, ormai troppo espanso per difendersi da singoli e massicci attacchi mirati. Mandalore cominciò così a perdere un mondo alla volta, battendo quindi in ritirata, finché una volta per tutte Revan e la Repubblica non ripristinarono i suoi confini originali. La guerra era finita e la Repubblica aveva vinto, ma la vittoria era stata pagata a caro prezzo, tant'è che in diverse battaglie le morti repubblicane superavano di molto quelle di Mandalore. In particolare nella battaglia di Zoon, per ogni morto mandaloriano ne erano morti 10 della Repubblica. Revan inizialmente venne acclamato come un vero eroe, per poi riprendere i suoi sforzi bellici e proseguire la sua campagna contro gli ultimi insediamenti mandaloriani, situati nelle regioni ignote. Di questi insediamenti, negli anni seguenti, non se ne sentirà mai più parlare. Nel dopoguerra, la Repubblica si riprese a fatica, riuscendo tuttavia a raggiungere una modesta stabilità. Per Mandalore andò molto peggio, poiché costretto alla resa aveva subito enormi sanzioni e il disarmo di tutti i clan. Ebbe così inizio un vero e proprio esodo. Pochi mandaloriani tornarono sul loro pianeta natale. Tutti gli altri parteciparono ad eserciti privati, associazioni a delinquere, divennero sicari, criminali, cacciatori di taglie e così via. Piuttosto che tornare su Mandalore e rinnegare le origini belliche, rinnegare la guerra, fecero invece qualunque cosa per restare in azione. Tra questi, i gruppi più pericolosi furono però quelli sovversivi, ovvero quelli che dichiaravano di voler recuperare la gloria e le origini belliche del pianeta. Per intenderci, tali milizie erano alquanto simili a quella dei Death Watch, che noi abbiamo visto all'interno della serie animata The Clone Wars. Miei Padawan, qui abbiamo finito. È stato un onore realizzare questi video e ringrazio Alberto per averli sponsorizzati, dandomi quindi la possibilità di realizzarli. Grazie davvero tanto perché ci tenevo a farli, io spero vi siano piaciuti e che anche voi come Alberto morivate dalla voglia di riassumere tale conflitto. Qui io vi saluto, come sempre sono Emilio Valotti, miei Padawan, grazie ancora e che la forza sia con voi.